Buongiorno a tutti voi e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Stempera i toni sulla I78 il presidente di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini, che ribadisce comunque la necessità di procedere con questa infrastruttura. L'occasione è stata la festa di auguri di fine anno. Festa degli industriali, la festa degli auguri alla 1R non poteva essere diversamente, è una delle aziende che tira di più, anche perché il settore orafo in questo momento sta vivendo un bel momento, Presidente. Sì, il settore orafo e Arezzo in particolare sulla parte industriale sta andando molto bene e l'1R è un simbolo, già il fatto ci sia venuto davanti e chiaramente è una storia oramai incredibile. Quindi stasera essere qui insieme alla Cristina, insieme ai manager, insieme ovviamente a tutti gli imprenditori dei nostri associati, è sempre un orgoglio, un piacere. E poi avendo un economista che ci sarà un dibattito molto aperto sulla parte anche di vedere le cose in futuro e cosa sta cambiando in questa transizione. Parlando di infrastrutture, diciamo che il sindaco Ghinelli non la pensa esattamente come Confindustria sulla E78. No. Come se ne esce? No, ma non è che non è vero, non si pensa, per tutti si vuole che venga fatta. Io dico solamente, noi, il nostro motivo è questo, che se ha avuto 8 anni, 9 anni per dire guarda facciamolo da un'altra parte perché qui non va bene e non farlo l'ultimo giorno, il giorno dopo si doveva partire a farlo. Qui sinceramente se va bene c'è un ritardo e se va male e se viene commissariata per esempio e viene finanziata una cosa sola in Toscana c'è il rischio anche di perdere il finanziamento e che vada da un'altra parte. Questo è solo brutto questo, poi è chiaro l'interesse di tutti e di farla, no? Però ecco, e non dico che non era giusto farla in un posto o in un altro, era giusto parlarne prima per partire oggi, questo è basta. Assemblea di fine anno anche per la CIA Retina nella sede di Porta del Foro. L'obiettivo 2024 della CIA è quello di riportare l'agricoltura nell'agenda politica. Queste le priorità. Riportare intanto reddito nelle imprese agricole. E sembra semplice, ma in realtà è un tema estremamente complicato perché lo abbiamo visto in questa annata appena passata, un'annata estremamente complicata a causa dei cambiamenti climatici, quindi degli agenti atmosferici che hanno caratterizzato in maniera fortemente negativa le produzioni e siamo stati toccati anche noi dall'aumento dei prezzi derivanti dalla guerra in Ucraina e quindi le imprese che hanno poca disponibilità economica. In un anno, quello del 2024, dove si presenteranno grandi opportunità anche di finanziamenti e di bandi, ma che troveranno le imprese con poca possibilità di investimento. Consentire agli agricoltori di poter svolgere il loro mestiere e poterci ricavare un reddito, cosa che ultimamente è messa duramente a prova dai problemi che ci sono, sia quelli ambientali ma anche quelli burocratico-amministrativi. Quindi chiediamo appunto la risoluzione di problemi annosi, quale quello degli ungulati, il problema della siccità, che ovviamente non è risolvibile se aspettiamo solamente che piova, ma devono essere fatte le infrastrutture, così come un'adeguata protezione da un punto di vista agricolo anche delle aziende che hanno necessità di fare investimenti importanti per quanto riguarda il sistema assicurativo. L'assemblea si è svolta a Porta del Foro come segnale di avvicinamento alla città e al territorio. Da quello che so, poi gireranno nei prossimi anni anche negli altri quartieri, quindi per noi è importantissimo perché è il segno che la giostra e i quartieri sono sempre più importanti a livello sociale nel tessuto cittadino. Ed ora ci caliamo più nel clima natalizio e vi mostriamo la figura dell'apprendista nel presepe del vescovo grazie a Coldiretti e Confartigianato. Il presepe si arricchisce di una statuina che parla del lavoro di tutti i giorni. È una bella tradizione questa, di Coldiretti e Confartigianato di portare nelle diocesi una statuina e quest'anno è una bella statuina che ci rappresenta l'apprendistato, ecco, potremmo dire la bellezza e l'importanza dell'imparare il mestiere. Ma poi notavo come ci sono dei fiori e allora mi sembra un bell'augurio quello di dare il contributo con il proprio lavoro a rendere il nostro mondo più fiorito, più bello. Noi siamo stati posti, ci dice la Bibbia, in un giardino, il giardino originario, e siamo chiamati a custodire la terra, ma anche la nostra vita come giardino. Allora vedere questi fiori mi sembra davvero un bell'augurio natalizio per tutti noi. Consegnata come da tradizione la statuina che sottolinea anche un aspetto importante, quello dell'apprendistato. Se si vuole anche l'attenzione da parte
diciamo, del ricambio generazionale, della continuità appunto dei vari mestieri, i mestieri antichi, che sicuramente hanno un'opportunità, secondo noi, anche quotidiana, perché oltre ad avere una valenza storica, anche una valenza appunto che riguarda il presente ma soprattutto il futuro. Parlavamo di apprendistato, ricambio generazionale, questa statuina del presepe sottolinea proprio questo aspetto. In un momento come questo, appunto, dove si fa altro che parlare di intelligenza artificiale, digitalizzazione, credo che sia importante riportare luce e attenzione sul sapere del mestiere artigiano, cioè quelle cose, quegli oggetti che sono ancora fatti con la passione, con le mani, con il cuore e con la testa. Adesso la cronaca. A Città di Castello, un insegnante in pensione ha subito un furto nella propria abitazione e ha riconosciuto il ladro in fuga, un suo ex studente che è stato denunciato. Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Città di Castello per aver rubato in casa del suo ex insegnante, che durante la fuga lo ha riconosciuto. Il trentenne di origine straniera, già gravato da precedenti specifici, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe forzato la porta di una casa in una zona isolata del comune di Fernate e rubato attrezzatura da lavoro per un valore di alcune centinaia di euro, custodita all'interno del garage. Mentre se ne andava col bottino, il proprietario di casa, insegnante in pensione, lo ha incrociato e riconosciuto, poiché era stato suo allievo qualche anno fa. Il professore è andato dai carabinieri e denunciato il furto, circostanziando il sospetto che, all'esito delle indagini, si è rivelato giusto. Non c'è stato alcun attacco hacker al comune di Arezzo. La precisazione arriva dall'assessore Manneschi. La notizia si era diffusa nei giorni scorsi a livello nazionale ed aveva provocato qualche preoccupazione. La nota dell'assessore Monica Manneschi arriva tuttavia a smentire tutto e a riportare serenità. Il comune di Arezzo smentisce la notizia diffusa anche dalla stampa nazionale, si legge nella nota di Manneschi, riguardo ad un presunto attacco hacker al sistema informatico dell'ente. Tutti i siti e gli applicativi sono correttamente funzionanti, prosegue, e nessun riscatto in criptovalute è stato richiesto. Pertanto si tranquillizza tutta la cittadinanza. L'amministrazione comunale, conclude Monica Manneschi, non solo ha sempre operato per garantire la massima sicurezza alle sue infrastrutture hardware e software, ma anche nei confronti della cittadinanza ha avuto sempre la massima trasparenza e condivisione. Pace e guerra nel presepe del santuario di Santa Maria del Sasso, anche quest'anno allestito nella cripta vicino alla Madonna del Buio. Vediamo insieme allora il presepe dei monaci domenicani. Santuario Mariano di Santa Maria del Sasso, insieme a Padre Giuseppe Serrotti, per vivere un presepe ai tempi di oggi. Certo, infatti il titolo è Guerra e Pace. C'è la pace, da qualche parte c'è anche ancora un po' di pace, ma la guerra è un po' dappertutto ed è tremenda, quindi guerra e pace. Per rappresentare questo fin dall'inizio, entrando appena appena nei primi passi, siamo ora qui già all'interno del presepio, dove si entra in una casa diroccata dalle bombe della guerra. Entrando qui sentiamo anche i rumori della guerra, sentiamo gli spari, sentiamo gli aerei, sentiamo tutto quello che richiama la guerra. Hanno ben rappresentato tutto questo i nostri bravi operatori di Camaiore, come ogni anno. In questo presepio siamo in una realtà di paura, di pericolo, di morte, di bombe, tutto quello che conosciamo dalla cronaca di ogni giorno. Però là in fondo, in mezzo, in lontananza, c'è un filo di speranza, c'è la nascita di Gesù, il Salvatore. Ecco, quale Natale vogliamo augurare davvero a tutti coloro che la stanno guardando, Padre Giuseppe? Beh, certo, non un Natale solo di rassegnazione, solo di dolore affrontato e sopportato, eccetera, però con la fede viva di che Gesù ci porta, Gesù, e quindi la forza che ci viene dalla nostra preghiera, dalla nostra fede, dalla speranza che Gesù ci porta. E noi in chiusura ci occupiamo invece di sport, tornando alla vittoria Amaranto nel derby, e vediamo alcune istantanee che hanno evidenziato anche delle decisioni del direttore di gara discutibili.
Ha avuto anche il tempo all'inizio di solidarizzare con la curva avversaria per le decisioni prese sulle modalità delle trasferte. L'impressione è che al ritorno venga usato lo stesso metodo che hanno conosciuto i tifosi del Grifo, e già questo aspetto ha fatto scattare la protesta preventiva. Tra gli episodi che mettiamo sotto la lettera di ingrandimento c'è stata l'entrataccia di Bozzolan nei confronti di Pattarello nelle battute iniziali del match, minuto ottavo. Allo stadio e da casa non sono stati pochi coloro che hanno gridato al calcio di rigore. Le immagini non confermano se il contatto sia stato dentro l'area, ma è innegabile che il fallo ci sia stato. L'arbitro invece ha lasciato correre, dando addirittura solo il calcio d'angolo e non fischiando la punizione, anche minima, per l'Arezzo. Incredibile. Il gesto tecnico della serata è stata la girata no look di Guccione, minuto 26. È stato tutto molto bello, dalla intuizione di Bianchi, si è inventato un lancio con il contagiri, alla girata di sinistro sfidando le leggi della fisica. Adamonis è stato aiutato in questo caso dalla suerte. A proposito di Guccione, opportuno evidenziare la battuta nel corner che ha poi favorito il vantaggio di Risaliti con deviazione di Vulicic della serie. Così si batte un calcio d'angolo. Il raddoppio di Gucci nel finale, finalmente è stata applicata la legge del contrapasso, visto che finora quella dell'ex valeva soltanto per gli Amaranto. La produzione del gol porta la firma di due new entry. Damiani ha conquistato una palla sulla tre quarti. L'innesco per Iori sulla destra è stato perfetto, alla pari dell'assist che ha portato alla deviazione di Gucci. Dicono che il calcio non sia difficile. Se fosse sempre così, sarebbe una vera e propria magna. E termina qui il TG Giorno di Teletruria. Questa sera invece, subito dopo il TG delle 20:30, tornano le rubriche. Si parte con Newsline, dentro la notizia, in cui si parlerà di idee e regalo per l'ormai prossimo Natale. Poi 9:10, dedicato alla scuola di formazione civica. La serata proseguirà con musica, bandiere, voci in Pieve, serata organizzata dal gruppo Sbandieratore di Arezzo nella cornice appunto della Pieve Aretina. E poi alle 23 l'appuntamento con In Compagnia di Alessio. È tutto per il telegiornale, grazie per essere stati con noi.